Amici di Turismo in Auto, bentornati a un nuovo test drive. Oggi c'è lei al centro della nostra attenzione, la Skoda Octavia ultima versione. Nel 2020 risulta, pensate, essere la station wagon più venduta in tutta Europa. E se è così, deve esserci sicuramente più di un motivo. Sono davvero curioso, come sempre, iniziamo la prova senza saperne troppo di quest'auto perché la conosceremo insieme giorno dopo giorno. Venite con me. Terzo giorno dunque di prova, quindi vi posso restituire quelle che sono le prime impressioni, non di più, ma le riflessioni aumenteranno nei prossimi giorni e voi con noi dentro l'abitacolo. Innanzitutto viene in mente una solidità di questo progetto, davvero ecco perché la Station Wagon Octavia, ma la Octavia in generale, viene apprezzato come progetto. Appare proprio un'auto solida, lo si capisce chiudendo una portiera, un'auto intelligente, viene in mente il payoff, quel simply clever che vuol dire semplicemente intelligente, dove tutto è a portata di mano, dove c'è un'ergonomia straordinaria degli interni, dove il cruscotto, dove tutti i comandi sono pronti all'utilizzo, tutti tranne la climatizzazione che necessita un percorso digitale per forza. Peccato, forse questo necessitava un bottoncino e una levetta analogiche per la velocità di approccio, ma tutto il resto, la mancanza del leva del cambio, questo volante a cui manca la terza razza per dare più spazio all'abitacolo. Insomma, le prime riflessioni sono davvero molto molto positive, con una chicca in particolare: i consumi. È troppo presto, perché ho fatto 219 km, quindi è troppo presto, però si parla di 19,8 km con un litro, mai successo negli ultimi anni, a fronte di quello che si dice insomma dei consumi di oggi rispetto all'elettrico, all'ibrido, eccetera. È chiaro, un 2000 TDI con 150 cavalli, quindi una potenza non urlata, ma oggi con una raffinatezza tecnologica portata all'eccellenza da una piattaforma ormai del gruppo Volkswagen, parlano di consumi veramente veramente intelligenti, quindi di bassissime emissioni, di poco inquinamento, alla faccia qui di chi spara contro il diesel. Andiamo avanti con la nostra prova. Allora, giorno 6 della nostra prova, vorrei parlarvi un attimo di dinamica. Questa vettura si guida in maniera molto divertente, non perché sia settata o particolarmente potente, perché è una station wagon 2000 diesel da 150 cavalli, ma perché il telaio risponde in maniera molto sicura alla guida. È uno di quei telai, una di quelle impostazioni geometriche che consentono al guidatore di fare degli errori. E meno male, visto che c'è ancora tanta gente che fa errori. È chiaro che non si può dimenticare la stazza, la massa di questa vettura, si sente soprattutto nel retrotreno che si alleggerisce un pochino nei curvoni più veloci, nel misto stretto fa un pochino fatica come tutte le station wagon, però non abbandona mai. Qui il cerchio da 18 si sente forte, ve lo consiglio nell'allestimento perché irrigidisce un pochino la vettura e consente una stabilità in curva maggiore. Sto tenendo anche d'occhio i consumi, vi avevo detto che al terzo giorno promettevano molto bene, adesso sono scesi di pochissimo, siamo a 18 km con un litro, ho fatto parecchia città, ho notato che in città siamo fra i 9 e gli 11, quindi un consumo decisamente più in linea con tutte le auto, dove alcune soprattutto di questo tipo fanno 7, 8, 9, qui siamo a 10, 10 e mezzo, 11, 9 e mezzo, quindi molto buono. Però è fuori che addirittura dà il meglio di sé, siamo dai 20 km ai 30 km al litro, fra i 100 e i 130 km orari. Ed essendo quella la velocità di crociera che spesso utilizziamo in autostrada, devo dirvi che questi consumi danno grandissima soddisfazione. Una nota invece sull'usabilità: il bagagliaio in particolar modo risulta 640 litri, il bagagliaio con più capienza di tutta la categoria. Devo dirvi che è veramente un bagagliaio intelligente, è piatto, non è troppo alto, facilmente accessibile e con tutto quello stile Skoda che poi si è anche diffuso sul mercato, con tutta una serie di leve, di appendini, di bottoni che servono ad aprire per esempio le poltrone posteriori dei sedili, oppure a rendere il comparto bagagliaio davvero più comodo e più fruibile, soprattutto con la spesa, con i passeggini, con i bagagli più pesanti. È indubbio che addirittura buttando giù i sedili posteriori, per chi può farlo, si crea un reparto vero e proprio capiente e che consente di caricare davvero tanti chili di bagagli o di merce.
Allora amici, tredicesimo giorno, siamo agli sgoccioli, la prova di questa Skoda Octavia è terminata in perfetto stile turismo in auto e ci piace definirlo un grande test drive perché questa prova ci è piaciuta davvero tanto. Cerchiamo di essere obiettivi e trasparenti come sempre, però il pregio più grande è l'intelligenza di tutto il progetto globale di questa vettura. I dettagli sono tutti al loro posto, funziona alla grande, performa bene, la dinamica è straordinaria. Tutti i dettagli tranne uno, e questo invece è l'unico difetto vero riscontrato da noi, anche se so non solo da noi, il climatizzatore non è la parte più riuscita, perché quando entri è tanto caldo e devi cliccare, tappare tre tasti digitali per arrivare alle ventole, è inutile, è scomodo, questo è scomodo. Per fortuna si arriva alla temperatura con un solo dito, sebbene digitale, sullo schermino, magari al prossimo giro Skoda torna al vecchio manettino o a una levetta, magari meno sexy ma più veloce, più pronta da usare. Alla fine l'1.0 ci piace così tanto in questi periodi così digitali, diciamolo. Peraltro dinamicamente auto fantastica, tiene perfettamente la strada, si corica molto perché non è un'auto assettata, è ovvio, ma i consumi ragazzi, straordinario, 18, qualcosa chilometri con un litro, e guardate che su 1000 chilometri fatti in autostrada, extraurbane e città, alle volte giù tutto, sempre nelle norme, rispettando le norme ovviamente, beh, non ci succedeva davvero da anni, perché i motori oggi sono molto performanti, qui c'è un equilibrio perfetto, un'auto che a 100 km orari sul rettilineo fa 30 km con un litro, insomma è davvero difficile anche da trovare. Sono felice di averla guidata, bravi in Skoda, noi ci vediamo alla prossima prova.